Sì, ma della serie Un cactus è per sempre. I guardiani del tempio. Sì. Ecco, sopra i Blades, sopra gli zombie, sopra le Marche. Cosa? Secondo me è un gas quello lì. Proprio no, più. C'era no. Nessuno. Sei da solo. Sì, sono da solo, da solo sulla colonna. O che mi tuffo sulla cesta. L'unica. Sei blocchi per tornare su però. Più o meno sì. Buttati, se ce la fai prendi la mia roba, se no. Oh, come sono morto? Non ci credo. Ok, sono rimasto solo io. Ok, da dove, dove sono caduto io? In parte allo spawner? Davvero? Quanta sfiga posso avere? Io non so dove mi possa trovare, sinceramente. Cioè, sto andando sotto il dungeon in modo molto... Oddio, c'è buio. Allora... C'è buio e c'è pieno di gente. Io sono sto distruggendo sabbia, di creeper. Oh, io provo a lanciarmi ancora, al massimo faccio. Ma ragionare la vita piena è inutile. Ho 7 attori. Però ho prolungato il punto. Oh mio Dio, ma quanta sabbia c'è in questo buco? Oh mio Dio, chi è quello lì che corre in seguito dei mob? Io! Oh, c'è uno scheletro però qua! E spawner di scheletri! Porca puttana! Squid è caduto! Non avevo perché non avevo. Ho recuperato la roba di Squid, forse. C'è una spada con affilatezza 2 nel metto del panini, frecce! Sì, Dio santo! Però non ci sono le torce. Venite verso di me. Non so dove. Io sono di qua lì, sono morto. No. Io. Non ci credo, sono stupido! Sono stupido! Sì, ma... Cos'era quello? Era un... Grazie, grazie, grazie! Prego, prego, prego. No. Grazie, per avermi buttato dentro, grazie! Siamo tutti e tre qua, che bello! Cosa vuoi da me? Mi avete cacciato dentro nella mischia e ovviamente sono morto, ho perso tutta la mia roba. E perché ammazzo lo scheletro? Anche perché io nella mia roba c'era il cibo, tanto cibo. E invece sono finito. A parte che forse sono esploso con un creeper ed è esploso anche lo spawner. Lars. Forse non lo so. Non esplodono gli spawner con i creeper. Ah. Beh. Oh mio Dio! Ragazzi, ce l'ho! No, 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 il cactus! Dio santo, il cactus! Ce l'ho, ho la roba! Sai che, sapete che vi dico, quasi quasi rush, vado a vedere se c'è delle ceste, delle robe. Tutta la nostra roba. Ho finito mare e macinghiala. Che cosa sei, Paolo Rufini? Maremma, bucaiola. No, c'è una cesta di là, non si può prendere mai nella vita. C'è una cesta in pan. Faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio. Lo fai. Non lo faccio? No. No, non lo fare. Non si possono mangiare i cactus. Sì, veramente, cioè, gli tolgo le spine e lo mangio, è un vegetale, saprà di schifo però. Cioè, io potrei anche tentare di andare tipo a prendere la roba nella cesta, ma se mi spawna un creeper in faccia è proprio bello. E non hai il piccone? Eh no. Era nella mia roba, però non sei riuscito a riprendere. Però fa niente. Non c'era! Sì, sì, tanto. Tra parentesi, tu in cima hai un crafting table in parte a te, né? Non vorrei dirlo proprio esattamente, però se ti serve di fare qualcosa tu puoi farlo, a differenza mia. Cosa? Blocchi di cactus devo fare? Allora ti dico sì, ma i blocchi di cactus. 6 TNT, 9 torce di redstone, 21 cactus, 2 bastoncini e 2 pezzi di sabbia. Fai una O di sabbia. Facciamo una... No, la palla di sabbia non ce n'è ancora, la spada di sabbia no, okay, non l'hanno ancora aggiunto. Maledetti, la spada di cactus. La spada fa malissimo secondo me la spada di cactus. No, non l'hanno messa. E ovviamente cos'è spawnato? Un scheletro con arco incantato vicino alla chest. Ma grazie Minecraft. Ok ragazzi, a questo punto purtroppo Fraps ha smesso di registrare, quindi vi siete persi un pezzettino di Dungeon of Plenty. Comunque non vi preoccupate, erano solo 2 o 3 minuti e ho raggiunto semplicemente una chest più avanti, dopodiché mi sono fermato lì. Quindi io vi rimando alla clip successiva e scusate ancora per questo imprevisto. L'ultima volta, se vi ricordate, eravamo fermi in un punto... Ho trovato un'altra chest, aiuto! Buono per te.
del dungeon là, quello là, dei cactus, della sabbia. Inizia la lotta, bene. Però abbiamo notato che non avevamo cibo, quindi io ho preferito lasciare le cose in una chest, suicidarmi e venire un po' nello scheletro, nel dungeon delle torte, a farmare scheletri. Restiamo le foreste di cactus. Della serie un cactus è per sempre. Un cactus è per sempre. Già qua tipo amore per la glowstone, un cactus è per sempre. Qua stiamo facendo passione glowstone. Passione glowstone, giuro, ma guarda. Dobbiamo dare un Nobel ai miei iscritti per la fantasia nell'inventare. Aspettate, non avete un piccone voi? Sì, uno di legno e uno di pietra. E uno di. Sì, uno di pietra anche. Ecco, dammi un attimo quello di legno. Tenga. Tenga, sir. Ah, mi ha laggato. Siamo sui blocchi da qua, no? Sì, ma io ho 32 blocchi di vetro che non servono a niente. Io ho 18 slab di quarzo. Io 64 slab di mattoni. Oh, mi fate paura. E anche 8 di sense. Allora, io ero... Eccomi lì la mia zona. Ok, la mia idea è questa. A che altezza siamo qua noi? Perché se c'è della TNT? L'ho presa da casa. Perché sennò io mi butto... 94. Cazzo, sono un po' alto. Perché sennò io mi buttavo giù, riprendevo la mia roba e ritornavo su con un pillar. Anche le chest. Dite che si può fare. Con l'ender pearl. Da qua. Io sì. Da qua ti puoi buttare là. Se sei preciso con l'ender pearl. Oppure cadere e poi buttarti su con l'ender pearl. Però no, buttarmi su con l'ender pearl è da pazzi. Esatto. Perché se non becchi il ponte poi... Fermi un attimo. Perché io vedo una palla di qualcosa là? Oddio, la vedo anch'io. Che cos'è? È vero! È un bug magico. Scusate, sì, fatemi aumentare il campo visivo, ecco. Ma non è lì, è tipo in aria. Sì, è vero, è sospesa in aria. Oh, tieni l'ender pearl. Comunque, non per dire sembrare stupido, ma stiamo facendo tutte queste cose di notte. Sì. Ma sì, cazzo cene. Comunque io vedo in fondo e ce n'è ancora una ragazzi, vita davanti. Provo. Aspetta, serve il supporto morale. Va bene. Ma ti butti giù con l'ender. Sì, mi butto giù con l'ender. E poi come torni? Con un pillar. Vai, va bene, vai, buttati. Oddio la precisione. Mamma mia. Io ho l'arco per darti su. Ho anche 30 torce. Facciamogli un mini ponte già fatto. No, va bene, mi c'è. No, cosa succede? Il pillar di vetro è l'unico blocco che ho. Occhio, ti vengo incontro. Unisciti a questo ponte. Ho solo 4 blocchi. Ce la puoi fare. Poi te lo finisco io. La precisione, mamma mia. Quindi ora hai shot a caso. Quindi ora ho un bel po' più di roba, ho anche 32 torce, 47 frecce, un altro arco per qualcuno di voi. Io 4 libri incantati. Io voglio l'arco, però aspetta, vieni nella zona sicura a darmelo. Io sto cercando di fare un ponte per andare là avanti. Possiamo collegarci con la cima. Sì, uccidete lo zombie che c'è sopra. Sì, ma devi spostarti, sì, però che sennò rischiamo come la Dekaizu Cavern, ti ricordi, vero? Con chi parli? Con te. No, non mi ricordo. Avete preso i blocchi della chest che c'era là? I am not. Aspetta che la YouTube c'è uno scheletro che è là. Squid! Scusa. Vai, sono sopra. Più o meno. Sì, sono sopra. Allora buttati e fai la scala. Sono slab, quindi ci metterò un po' di più. Ma sì, ma non stavi a fare gli slab, io l'ho fatto 100 nel slab. Va bene, ok, allora inizio a fare il ponte. No, l'ho già finito qua, il ponticello qua. Qua dove? Ah, ma riprendi questo. Da lì? Riprendi da qua? No, questo qua l'ho fatto. Sì, riprendi pure da qua, nel senso... Ma io vedo qualcosa, la vedete anche voi? Tipo io vedo del vetro là, secondo me è la lana. No, io non so, guarda. Mi fa vedere fino alle due cascate.
E vabbè, andiamo e avanti. No, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ditemi se vedete delle chest che io cerco di andarci. Oh mio Dio, ci sono troppi blitz qua sotto. Mamma, qua sotto sono andare... troppo sotto forse per noi. Ma come fanno a spawnare? Come fanno a spawnare se abbiamo lo spawner così lontano? Aspetta, dipende. Ma tu non hai mica fiamma. Il chunk. No, magari il chunk. Fiamma. Il chunk in altezza è illimitato. Io tra TNT. Oddio. E quindi il chunk potrebbe essere a livello della bedrock. Noi a altezza 300 comunque dovrebbe spawnare, perché il chunk è quello. Non so se hai capito. Sì, ho capito, Allora, vi dico cosa vedo. Oddio, vedo la fine. Vediamo la fine del mondo, esatto. Perché c'è uno spawner di e poi è tutto buio, mamma mia, usa è buio. Sì. Guarda in alto. Cioè, guarda in alto e capisci perché è buio. Oh mio Dio. No, ho i chunk un po' bassi. Ditemi se c'è qualche pericolo, No, è non ci sono pericoli. Gust. Ho visto dei blitz che ci lanciavano delle palle di fuoco. Oh cazzo, io vedo, ecco, vi descrivo ora i mostri perché li vedo. Sono, c'è un, sapete c'è i guardiani? Spawner del gas che sta girando. I guardiani del tempio. Sì. Ecco, sopra i blades, sopra gli zombie, sopra le marche. Cosa? Scusa? Sì. Beh, bisogna fare i complimenti al creatore della mappa perché è una cazzo di fantasia che... Porca puttana. Adesso, una domanda sorge ovvia. Sorge spontanea. Dove andiamo? Dritti, tecnicamente. Sì, ma... Io ho l'arco, quindi posso cecchinare. Ho quasi finito il piccone. Hashtag ho quasi finito. Ragazzi, nei commenti, hashtag ho quasi finito il piccone. Io picchio lo spawner di Gust con la canna da pesca. Con la canna da pesca. Perfetto. Perché la lama più che altro dov'è, se no? Secondo me è là, in quella cosa là. Vedete dopo la cosa dei Gust? No, aspetta, c'è un'altra cosa... è lì che dicevo io. La citazione che ha detto all'inizio diceva che non trovi la lama solo in certe scatole, magari non è lì ma in qualche chest qua intorno che c'è. Vaffanculo, lì. Hai ragione, perché là c'è una chest, se la vedi. Dov'è che è? Guarda lo spawner di Gust vicino allo spawner di Gust, ovviamente. No, sì, è vero, c'è un mini grottino, sì. Lì c'è una chest, ovviamente. È lì, è vero, o è lì o nell'altra. Allora cosa facciamo? Mi collego al pillar di qua, a questo coso qua di sandstone, sì. Sì, ho un'idea. Facciamo il giro al contrario. Sento un gas che è spawnato, io, ragazzi. Facciamo il giro da fuori. È spawnato un gas? Sì, ho sentito... Dov'è? No, non mi pare. Sì, è lì incastrato. È dentro la torre. lasciamolo lì, tanto. Dov'è quel cagno? Ah no, lo vedo! Guarda dove c'era lo spawner. Cerca lo spawner, c'è qualcosa che sta morendo piano piano. Ah, sta morendo. No, non sta morendo, non mi pare. No, a me sembra lì bello tranquillo che ci fai cazzi suoi. Sì, c'è uno scheletro, quindi lo cecchino io da qua perché ci sta guardando già male. Ah no, ci pensate anche voi. Abbiamo cecchinato in tre, ottimo. Infatti, vai, lavoro di squadra. Well played. Vai dentro una colonna di sabbia. Arrivo, sto andando. Allora. Io... Quasi quasi sapete cosa farei. Cosa faresti tu? Cosa farebbe tu? A prendere le cose, le torce di redstone per far saltare con la TNT gli spawner. Beh, sì, chi ci va giù? E chi è il kamikaze? No, ma non hai capito. No, facciamo tipo i ponti, così lanciamo la TNT sopra e esplodono gli spawner. Ok. Cioè, tu non hai mica la TNT tu? Sì, tre. Ecco. Appunto. Ce n'è di più a casa, ce n'è tutto in una cesta, cioè abbiamo tipo sì, 20 ne abbiamo una quarantina. Già che vai a casa, fai tipo un piccone o due, perché sto finendo quello di pietra. Oddio, c'è uno spawner là. Dove? Su quella colonna dove stiamo andando per andare ci sono. Ah no, sono dei ragni. Federer. È sempre la solita magma cream. Aia! Perché mi freccia? E tu? Ah, scusa, ma giuro che ho sparato lontano da te. Perché avevo già l'arco che sta, cioè su avevo già la freccia scoccata. O dove? Non capisco. No, era un ragno, ho sbagliato. Occhio. Che adesso mi collego, penso, aspetto a collegarmi. Posso dare la roba a voi e mi suicido? Vabbè, se vuoi sì. Non conviene collegarsi però, No. La tengo perché si può. No, perché se appena andiamo là spawnano i gas. Volevo mettere almeno una torcia, così almeno un po'. Ma se prova. Secondo me è spawnato e sei incastrato, non è che magari spawnano tutti che si incastrano. Sì, magari, dai, sì. Non spawnano tutti nello stesso. Cioè, ragazzi, vedo anche i blades a cavallo dei guardiani. Aspetta, dove li vedi? Eccoli là. Giù. Aia, oh.
Sono al secondo molo. Adesso mi faccio la scala, c'è ce n'è. La scala? È per ricollegarmi qua. Ah, sì, 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 sì. Cosa pensavi? Oddio, ma è proprio, sembra quasi una torre fatta col ghast. A me sembra, io non vorrei dire, ma sembra tipo veramente come hai detto tu, Aspetta, ma quello è uno spawner o è un ghast? Secondo me è un ghast quello lì. Però no, c'era lo spawner. C'era lo spawner. Cioè, se ti... C'è! Ecco perché ho girato la mia roba. Porca puttana! Però almeno un ghast. Che cazzo vuol dire? Ho ucciso il ghast! Ho ucciso il ghast! Ma spawnano chiusi, ho scoperto che spawnano chiusi! Come spawnano chiusi? Spawnano chiusi, cioè nel senso appena spawnano non possono uscire da quella gabbia. Ma adesso sta spawnando. Adesso io sono morto, ecco, vero? Quasi. No, no.